L'informazione prima del terremoto probabilmente non è riuscita a creare coscienza del pericolo nella comunità aquilana. Ma questa non è una colpa dell'informazione, ci sono stati poteri che noi dobbiamo considerare come fonti attendibili, che si sono assunti la responsabilità di definire normale quanto stava accadendo. E questo è il primo dei problemi del terremoto aquilano, è la prima domanda che interpella le coscienze di tutti noi. È più complesso il discorso su quanto l'informazione ha fatto dopo, su quanto il mondo dei media nel suo insieme ha fatto dopo. Quello che è accaduto per il terremoto è stato autorevolmente definito come complessivamente una informazione intermittente, perché ci sono stati organi di informazione più sensibili, organi meno sensibili, perché ci sono stati media più attenti anche alle verità più profonde, più imbarazzanti, più inquietanti sulla tragedia aquilana, e altri meno. Nel complesso credo che l'informazione televisiva abbia assecondato l'esigenza di una verità ufficiale molto di facciata e molto politica nelle sue ragioni profonde. I quotidiani, i grandi quotidiani del paese, nel complesso hanno svolto bene il loro compito, sia nei primi momenti sia nelle indagini successive, ma credo che il ruolo più importante sia stato quello dei nuovi media e dell'informazione cosiddetta indipendente, cioè tutto quello che viaggia sulla rete e che è riuscito a squarciare veli di verità molto importanti.